Mo, Extinction Rebellion, non Pischelli e Pischelle. Ah, Pischelli è figo, no? Cioè, ti fa empatizzare, no? Buonasera, vi prenderò non più di 3 minuti e mezzo. Grazie infinite intanto, grazie a voi per concedermi questo momento. Mi tremano le gambe, come fate? Ok, guarderò lì. Sono Sabina, ho 25 anni, studio filosofia. No, cercheremo lavoro insieme tutti quanti. Vi leggerò un comunicato da parte di Extinction Rebellion, molto inerente a tutto ciò che è stato pronunciato finora. Lo leggo in realtà perché sto tremando, quindi è la cosa migliore. Ok. Gli applausi aiutano in questo caso. Fanno venire piano. Nell'ultimo anno, per 12 mesi su 12, le temperature hanno superato il grado e mezzo in più rispetto ai livelli preindustriali, avvicinandoci sempre di più all'orlo del baratro, ben oltre i buoni propositi a vuoto degli accordi di Parigi. Nell'ultimo anno, come non mai, sono in aumento esponenziale i decessi a causa della crisi ecoclimatica. Sono dati risalenti al 2022 e sono 18.000 i morti per ondate anomale di caldo. Luglio 2022, Marmolada, crollo del ghiacciaio, 11 morti e 7 feriti. Emilia-Romagna, alluvione. Un'altra ancora, maggio 2023, 17 morti e 23.000 spolati. Tra il 2022 e il 2023 sono stati 432 gli eventi meteorologici estremi. Nel 2023 sono stati in aumento del 22% in più rispetto all'anno prima e ogni anno sono in aumento. Come non mai, milioni di persone sono state costrette a migrare, rischiando la vita nel cimitero del Mar Mediterraneo, perché eventi climatici estremi hanno devastato le loro terre. Infine, nell'ultimo anno, come non mai, sono morte persone innocenti, civili, in Palestina. Il nostro mondo è al collasso, ma il business as usual, quello che mette la guerra e il fossile al primo posto, non accenna a fermarsi. Grazie alla complicità diretta dei governi e delle multinazionali, una complicità spesso mascherata, spesso tinta di verde, come nel caso specifico di Eni. Eni, il... sapete già, però Eni, il cui azionista di maggioranza è direttamente lo Stato italiano, che ne manovra le politiche, e ha firmato un ingentissimo accordo con Ithaca Energy, la quale è a sua volta controllata da Dalle Group, che è un'azienda israeliana nella lista nera dell'ONU per operazioni illegali in Palestina e per il sostegno diretto all'esercito israeliano. In sintesi, Eni fa affari d'oro con lo Stato israeliano, in sintesi il governo in maniera diretta fa affari d'oro con lo Stato israeliano. Non solo. Poche settimane dopo il 7 ottobre, Eni ha firmato un accordo per delle concessioni nelle acque palestinesi antistanti Gaza, contratto che però non è stato finalizzato, complice una diffida internazionale. Però ad oggi Eni non si dichiara fuori dall'intento di proseguire comunque questo accordo. Attendiamo quindi che prenda piede l'ennesima spogliazione colonialista. Sotto la facciata green che sponsorizza dovunque Eni Plenitude, Eni Live, la quale ricordiamo in realtà avere un volume d'affari 6 volte inferiore al colosso vero e proprio di Oil and Gas,
Eni e il governo italiano, attraverso il piano Mattei, investono nel fossile e spolpano ancora i paesi del sud del mondo, senza nemmeno disturbarsi a coinvolgerli, tra l'altro. E questo è stato affermato dall'Unione Africana, che non sapeva di aver preso degli accordi sul proprio territorio. Ricordiamo a tal proposito, sempre stando alle belle parole degli accordi di Parigi, che gli stati più ricchi avrebbero dovuto stanziare 100 miliardi al sud globale per favorire una transazione più equa. Inutile dirlo, però per me è importante ribadirlo che ciò non è mai avvenuto. In conclusione, per tutti i crimini contro l'ambiente e l'umanità, commessi da Eni nello specifico fin dalla sua nascita, per gli ecocidi di cui si è macchiata, per il greenwashing, per gli incessanti investimenti nei combustibili fossili, per il neocolonialismo, per le vittime che ha provocato nel sud globale, nel Mediterraneo, e per il supporto attivo, incessante e costante al genocidio palestinese, di cui il governo italiano è complice, noi di Extinction Rebellion, ma vi assicuro che molti altri, vi invitiamo ad un atto di ribellione. E proprio... è proprio quello per cui, di cui avete parlato finora. Io non so se tra un mese una persona potrà ancora prendere il quadernetto, venire qui ed esprimere i propri pensieri, o ancora di più esprimere il proprio sacrosanto diritto al dissenso. Per un'azione del genere, da qui a un mese potrei rischiare 6 anni di carcere, perché la propaganda alle lotte, indifferentemente quali siano, è terrorismo della parola. Quindi io innanzitutto chiedo scusa a voi e a voi se ho terrorizzato in questo momento qualcuno, ma ho soltanto riportato dei dati, e io la vera paura che ho è cosa farò da qui a un mese e se potrò di nuovo pronunciare queste cose e invitarvi a ribellarvi. Grazie. Grazie a tutti e a tutte.